Salve a tutti i bolidi, io sono Avogol e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Allora, oggi siamo in un video diverso dal solito. Questo è un video dove, più che altro, volevo dire la mia su un contenuto di Lion che ho visto e che mi ha fatto moltissimo riflettere e che volevo, per quanto riguarda chiaramente il mio audience, il mio pubblico, fare da parabola per quel discorso che ovviamente ha fatto Lion, perché mi ci trovo molto d'accordo e quantomeno avrei qualcosa di mio da aggiungere e che forse a qualcuno di voi potrebbe far piacere sentire. Detto ciò, se non mi conosci e ti piace Lion e ovviamente Minecraft, sul canale portiamo varie serie di un gioco molto bello che si chiama Hytale. Ah, a proposito, Eren dovrebbe dirvi una cosa. Bolidi, se non lasciate subito un like al video di Oppo, vi sterminerò senza lasciarne neppure uno! Parola di Eren Jaeger. Grazie per i like, grazie. Prova ad andarti a spulciare la playlist Hytale Chronicles, che racchiude tutte le varie playlist del gioco. E in descrizione, tra l'altro, trovi anche l'ultimo video che abbiamo fatto con i segreti nascosti, i vari easter egg. Ve lo metto anche in alto a destra. Detto ciò, ragazzi miei, oggi noi, come detto, guarderemo un video molto tranquillo. E questo che faremo noi sarà un video molto tranquillo. Non ci saranno grandi cose fighe, belle da vedere, a parte me e Lion. Concentratevi più che altro sul contenuto, sul messaggio di base del video. Buona visione. Ciao, ti piacciono i miei video? Beh, ricordati di iscriverti al canale e mi raccomando, attiva la campanellina delle notifiche. Se nel caso non ti arrivassero lo stesso, probabilmente si è buggata. Prova a toglierla e a rimpostarla una seconda volta. Mia nonna ha detto, cosa ha detto la nonna? Che dici troppe parolacce. Allora, signora, mi ascolti a me, ok? Mi ascolti a me. Allora, è giusto che lei lo dica. E poi, adesso io qui vorrei aggiungere una cosa. Anche a me era successo una volta che un genitore avesse criticato il mio modo di fare perché effettivamente non davo lustro al suo bambino. Io ho risposto argomentando con rispetto e facendo capire che suo figlio in questione non andava avanti agli altri, però adesso stiamo andando leggermente fuori tema perché non voglio parlare di quel caso nello specifico, ma semplicemente volevo dire che il più delle volte che mi succedono queste cose, vado sempre a pensare che in realtà non esista quella persona e che sia un troll. Ma considerando anche il fatto dell'età media delle persone che dicono queste cose, non mi stupirebbe in realtà neanche il contrario. Indipendentemente da questo, il messaggio che si va a veicolare è un messaggio che comunque è positivo, quindi poco importa se è scaturito tramite troll o tramite realtà, anche perché ci può benissimo stare che una nonna stia vicino a suo nipote che magari segue Lion o che magari segue anche i miei contenuti e che magari senta che gli scappano, lo so, un cazzo così goliardico a Lion, ovviamente contestualizzato, e che quindi la signora, non capendo ste cose, si indigni. Ci può stare, però io parto sempre dal presupposto che siano dei troll. Questi ragazzini non possiamo tenerli in una bolla per tutta la vita. È giusto che sentano di tutto e che ci sia qualcuno che gli insegna quale ambiente. Gli insegni, prova. È giusto per la parolaccia. Quale ambiente no? Esatto, perché è come se tu non capissi il momento giusto e la cosa giusta da fare in quel momento lì. Vi faccio un aforismo dei miei. La tuta e il completo elegante sono entrambi dei vestiti, quindi sono entrambi un modo per coprirsi e quindi vivere la quotidianità nel rispetto di tutti. Ora, la tuta è meno blasonata, no, del completo elegante in giacca e cravatta, per dire, no? Quindi col completo in giacca e cravatta magari vai al lavoro o comunque vai in lavori dove ti necessita un certo tipo di abbigliamento. Ovviamente con la tuta non vai a fare un colloquio di lavoro, ma ci sono moltissimi lavori dove con la tuta puoi andare tranquillamente a fare il tuo mestiere, anzi a volte è meglio per essere più comodi. Quindi vestirsi in tuta, essendo meno blasonata di un vestito elegante, dovrebbe andar male? No, il concetto è lo stesso. La parola cazzo, per esempio, non è che sia una cosa che va a rovinare, non lo so, un qualcosa. Non è che ha detto una roba brutale. Quindi ci può stare benissimo, soprattutto se è contestualizzato in un contesto amichevole. Detto ciò, non è che tu vai a dire questa determinata parola in maniera spropositata, fuori luogo, davanti a tutti, davanti a persone che non conosci. No, c'è luogo e luogo. Se la parolaccia viene detta, posto che io per primo sono per un linguaggio pulito, ok, solitamente anch'io. Ogni tanto la parolaccia
può starci. Anch'io, a livello di canale questo è utile, perché chiaramente hai un brand, hai delle aziende che investono su di te, è normale che comunque tu devi veicolare messaggi positivi, ma indipendentemente dai brand, dalle aziende, che tipo di pubblico vuoi? Che tipo di lascito vuoi ovviamente dare? Che insegnamento vuoi dare ai giovani che ti seguono o comunque alle persone che ti dedicano il tuo tempo? Perché volente o nolente, il creator si crea il suo pubblico. Ci sta ogni tanto fare delle cringiate in maniera simpatica, anch'io le faccio ogni tanto, soprattutto su Instagram. Cosa? Non mi segui su Instagram? Perché? Ci sono un botto di retroscena sui video, un botto di cose che faccio nella mia vita quotidiana. Quindi se sei curioso, perché lo so che sei curioso, puoi trovare tutto in descrizione. Obugul. Bisogna insegnare che la parolaccia ci sta nel contesto tra amici, come siamo qui, esatto. Perché qui siamo tra amici, ma esatto. Non ci sta a scuola, in casa, esatto. In famiglia, ok? Ci sono ambienti, quindi quello che è importante non è isolare il bambino, metterlo in un'urna di vetro. Sì, perché comunque crei anche l'effetto opposto. Per esempio, io c'ho un amico, esempio un po' estremo, ma per farvi capire, in adolescenza non beveva mai alle feste. Non faceva quelle esperienze che magari fanno tutti con l'alcol, no? Che magari ti bevi 2-3 bicchierini in compagnia, stai un attimino modificato, ovviamente solo questo. Lui non lo faceva, non l'ha mai fatto. Paradossalmente, se tu lo vedevi, non sembrava represso. In realtà era proprio l'esatto opposto. Adesso, al fiore dei 25 anni, questo ragazzo qui fa le cose che hanno fatto quelli della sua compagnia in quell'età lì, quando avevano tipo 15-16 anni, quindi 10 anni in meno. Il problema è che adesso ha dei soldi da spendere, perché quando eri piccolino comunque eri un po' anche limitato dai soldi. Non è che potevi spendere 100 euro di robe così, di cuori, roba. Serata. E questa era anche un salvaguardia. Adesso però, con la scusa che lavora e che ha la possibilità economica, non ha freni inibitori, quindi è peggio. Capisci che comunque c'è momento e momento per fare determinate cose, perché poi dopo, se le fai nel momento giusto, nel modo giusto, arrivi a una certa età che non ne senti il bisogno di strafare, perché la tua esperienza te la sei fatta. Sto parlando chiaramente di esperienze normali, ma anche una cosa così può generare un problema se viene preso sotto gamba. Stesso discorso in maniera psicologica con un ragazzino che magari viene messo sotto una bolla di vetro e che finché sta in casa va bene, poi quando esce fuori e capisce che il mondo è un posto malvagio veramente, pieno di persone che se ne approfitteranno sempre del prossimo. Purtroppo ragazzi, il mondo che ci dicono è un'utopia, al di fuori di casa ognuno proverà a fregarvi. Anche a me piacerebbe che il mondo fuori fosse io aiuto te, tu aiuti me, è anche così. Ma il più delle volte no. Quindi va bene essere buoni, ma non va bene essere stupidi. Adolescente, ragazzo, quello che è in un'urna di vetro, che non senta, che non veda, perché il mondo esterno è cattivo e ci sono le parolacce, ci sono i concetti brutti e le cose brutte. No, bisogna che venga immerso anche in queste cose brutte e che però gli si insegni dove vanno applicate queste, esatto, cose poco belle, brutte o quello che sia, perché c'è lo spazio per tutto nella vita. Immaginatevelo in un contesto fantasy. L'armaiolo crea le spade. Il bandito la spada la usa per ammazzare le persone. Il cavaliere invece la usa per difendere i popolani. Però è sempre una spada. Quindi è il come tu usi quella cosa lì che fa la differenza, mi spiego? C'è momento e momento, c'è situazione e situazione. Che far crescere una persona che ammetti a 16 anni non sa cosa vuol dire cazzo. Perché sarebbe anche quello un problema. Io mi immagino delle situazioni Che è lo stesso discorso che vi ho detto prima sul fatto del mio amico che non ha fatto le esperienze che hanno fatto i suoi amici quando avevano 10 anni di meno. Ti ritrovi poi dopo peggio. Che magari incontra qualcuno, perché prima o poi qualcuno gliela dirà questa parola. Magari dice: sei proprio uno scemo del cazzo. E lui dice: ma cosa mi stai dicendo? È un complimento? Non so. Bisogna che si capiscano le cose. Bisogna sapere. Ok, quindi signore, stiate tranquille. Non succede niente. Le vere cose gravi da insegnare sono altre. Tranquilli che io ci sto abbastanza attento, quanto è in mio potere ci sto attento a non dare insegnamenti sbagliati, anzi a cercare di spiegare un po' quello che secondo contestualizzare è il modo giusto per affrontare le piccole cose della vita di cui posso spingermi a commentare, ecco.
Come vi dicevo, tralasciando il fatto che potrebbe essere un troll o meno, indipendentemente da questo, sono messaggi importanti che fanno leva anche sulla psicologia di una persona e possono aiutare indipendentemente. Quindi questo era quello che volevo aggiungere io in base a questo pensiero che ha fatto Lion, che mi fa piacere condividere sempre con voi, perché su questo canale qui, oltre a portare contenuti su determinati argomenti, portiamo anche, magari, che ne so, dei miei pareri su cose che vanno al di là del contenuto principale, che può essere quello di un canale, perché voglio creare empatia io con chi mi segue, ringraziandoli magari in questo modo, perché voi mi dedicate il vostro tempo, è vero che vi divertite con quello che creo, ma se posso magari dire qualcosa anch'io, cercando di aiutarvi, mettendo a disposizione la mia esperienza, che forse è un po' più grande di quella dello scritto medio mio, mi fa solo che piacere. E qui a Bogolo è tutto, e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, buddy. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.